Super Brain, anticipazioni ultima puntata, Gabriele Garco e Claudia Gerini in giuria. Televisione Super Brain, anticipazioni ultima puntata, Gabriele Garco e Claudia Gerini in giuria. B. Fabio Traversa pubblicato su 1 febbraio 2018. Gabriele Garco mostra il fisico Super Brain, anticipazioni sulla quarta e ultima puntata di venerdì 2 febbraio dalle 21:25 su Rai 1 con Paola Perego, ecco giudici, ospiti ed esibizioni previste. Super Brain, meccanismo del programma di Rai 1 con Paola Perego. Protagoniste del programma sono persone con capacità mentali straordinarie, che si sfidano tra loro e si sottopongono al giudizio del pubblico in studio e della giuria, composta da tre personaggi famosi, che cambia in ogni puntata. In scena una sfida tra cinque supermenti straordinarie che, unendo il loro talento, per i numeri, la memoria, o dotate di un senso particolarmente sviluppato, alla creatività e alla fantasia, danno vita a momenti di grande spettacolo. Le esibizioni vengono giudicate singolarmente dalla giuria e, al termine di ogni puntata, i voti della giuria sono sommati a quelli del pubblico in studio per la proclamazione del vincitore, che si aggiudica un premio di 20.000 euro. E poi esibizioni fuori gara con ospiti internazionali, uno per ogni serata, provenienti da Germania, Spagna, Giappone e Stati Uniti, anche loro con delle capacità innate fuori dal comune, che si cimentano in prove spettacolari. Super Brain e Supermenti, basato su The Brain format originale di ZDF, licenziato da Endemol Cineit BV, è un programma di Rai 1 prodotto in collaborazione con Endemol Cine Italia. Super Brain, anticipazioni sulla quarta e ultima puntata di venerdì 2 febbraio 2018, quali sono i giudici? La giuria questa settimana è composta da Claudia Gerini, Gabriele Garco e Antonio Cabrini. Torna anche in questa puntata Dario Bandiera. L'ospite internazionale sarà Rinnetsui Ikugo, una bambina giapponese di 12 anni capace di effettuare calcoli in maniera rapidissima, già vincitrice di numerose competizioni. Super Brain, ascolti tra il 17 e il 18%. La prima puntata ha ottenuto una buona media audite. 4.219.000 spettatori, share del 18,38%, e la seconda, con 4.065.000, 18,10%, ha battuto la concorrenza di Immaturi la serie. La terza si è riconfermata leader ma è scesa a 3.822.000, 17,34%. Valore Bitcoin alle stelle. Scopri come investire anche una piccola somma. Potrebbe interessarti ascolti, Super Brain vince ma cala come Immaturi, male crono Super Brain, anticipazioni terza puntata, Antonella Clerici e Marco Liorni in giuria ascolti, Super Brain vince, cala Immaturi, ancora male crono Super Brain, anticipazioni seconda puntata, Amadeus e Daiespica in giuria argomenti correlati, Claudia Gerini, Gabriele Garco, Paola Perego. Fabio Traversa nasce a Bari l'11 gennaio 1981 e, dopo alcuni mesi di vagiti e poppate, i suoi genitori si rendono conto che non riesce a fare a meno della lettura giornaliera di quotidiani, riviste, libri. Deve assolutamente essere a conoscenza dell'ultima ora di cronaca, dei risultati di calcio e delle notizie sul panorama televisivo.
e così al percorso scolastico, diploma al liceo classico e laurea in giurisprudenza, si affianca il contatto diretto con il mondo del giornalismo. È pubblicista dal 21 ottobre 2003, oltre a essere stato collaboratore di alcuni quotidiani locali o addetto stampa di enti pubblici o partiti, ha curato, per oltre 10 anni, reality e show, fiore all'occhiello della blogosfera nella sezione spettacoli, e ha scritto per Tvblogit e Soundsblogit. Da gennaio 2018 è autore su Oltro Spettacolo. itegossip.com. Clicca per commentare Altro in televisione Don Matteo 11, la quinta puntata. Televisione anticipazioni Don Matteo 11. Cosimo, un passato ricco di misteri di Cecilia Lazzarotto 1 febbraio 2018 Don Matteo 11. Anticipazioni quinta puntata. Il successo di Don Matteo sembra inarrestabile. Anche l'undicesima stagione. Televisione Pippo Baudo all'intervista, non sento più Katia Ricciarelli, e sulla lite con Bruno Vespa. B. Fabio Traversa 1 febbraio 2018 Pippo Baudo è ospite dell'intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 2 febbraio in seconda serata. Televisione Antonella Clerici lascia la conduzione della Prova del Cuoco il venerdì, ecco perché B. Fabio Traversa 1 febbraio 2018 Antonella Clerici lascia la conduzione della Prova del Cuoco il venerdì, ecco perché. Federico 40. Televisione Daniele Bossari conduttore del Festival Bar 2018, ha già presentato 2 edizioni di Fabio Traversa 1 febbraio 2018 dopo la notizia del ritorno in TV del Festival Bar spunta il nome del probabile conduttore, che Luca e Ivana si baciano a 90 special. Televisione Luca Onestini, sorpresa per Ivana 90 special ma arriva la stoccata di Malgioglio B. Antonella Latilla 31 gennaio 2018 Luca e Ivana si baciano a 90 special, la dedica d'amore di Onestini sorpresa a 90. Televisione Valeria Marini alle spose di Costantino in Uganda, mi sono commossa per i bambini di Fabio Traversa 31 gennaio 2018 e Valeria Marini la protagonista della quarta e ultima puntata delle spose di Costantino, in onda su. Televisione Morgandi nuovo giurato in TV a Sanremo Young, ecco gli altri giudici e i concorrenti di Fabio Traversa 31 gennaio 2018 Morgan torna a fare il giudice in un talent show, dove, a Sanremo Young, il nuovo. Televisione Bim Bum Bam e Festival Bar tornano in TV, i fan delle due trasmissioni culte possono sognare. B. Fabio Traversa 31 gennaio 2018 Bim Bum Bam e Festival Bar tornano in TV, le indiscrezioni sembrano lasciare aperti spiragli positivi, Bim. Pippo Baudo all'intervista, non sento più Katia Ricciarelli, e sulla lite con Bruno Vespa. Anticipazioni Don Matteo 11, Cosimo, un passato ricco di misteri.